Apertura ufficiale a Celano di un centro per l'autismo, la Casa dei Sogni, che è diventato operativo con l'ingresso dei primi ragazzi. Il polo, inaugurato a luglio dello scorso anno, è nato per contrastare ogni forma di dipendenza e per fornire un supporto alle persone affette da autismo e alle loro famiglie. Nel merito possiamo dire che apriamo una struttura, come ha detto poc'anzi lei, non soltanto dedicata a Celano ma all'intera Marsica e alla provincia dell'Aquila, con 22 posti letto dove verrà trattato l'autismo con un trattamento unico che è il trattamento ABBA. E aggiungo, finalmente si arriverà, oltre che a trattare i ragazzi che verranno ospitati nella struttura, a far vivere alle loro famiglie dei momenti di sana serenità. La finalità è quella di offrire attività che siano interessanti per i ragazzi, percepite favorevolmente dalle loro famiglie e che permettano una programmazione con impatto immediato su funzionalità delle abilità e loro generalizzazione in situazioni reali. Sicuramente un grandissimo risultato e possiamo dire finalmente, perché la struttura è stata inaugurata nel luglio 2020 e oggi riusciamo a, diciamo, a farla vivere dopo anche tanti anni di incombenze burocratiche. È una struttura che è in fase di accreditamento, per cui fra breve sarà, diciamo, accreditata e quindi potrà ospitare ancora più ragazzi. Oggi ovviamente iniziamo da un numero di ragazzi che sono già presenti in un progetto della fondazione che era domiciliare, quindi oggi cominceranno a fare attività presso questo centro e quindi una modalità nuova, sempre però con le tecniche ABBA che contraddistinguono, sono le tecniche che contraddistinguono la fondazione oltre le parole. Il centro, oltre ad ospitare i ragazzi, avrà come obiettivo quello di ridurre i comportamenti disfunzionali, di migliorare e aumentare la comunicazione e di sviluppare l'apprendimento. Questa struttura potrebbe essere veramente il punto dove si possono fare tantissime cose. Lavoriamo con l'ABBA terapia e abbiamo degli operatori praticamente che sono altamente specializzati in questo campo. Sono ormai la bellezza di 12 anni che lavoriamo in questo ambito nella Marsica, sul territorio, lavoriamo praticamente all'interno delle famiglie e lavoriamo praticamente nelle scuole, nelle palestre, ovunque i ragazzi stanno. Lei in sostanza si è impegnata da tanto per questa struttura. Cosa possiamo dire nel merito? Io sono un genitore di un ragazzo autistico che quest'anno compie 26 anni e sono 25 anni praticamente che opero per poter avere una terapia adeguata nella Marsica, e in quanto precedentemente c'era molto poco e quindi mi sono data molto da fare. Oggi qualcosa abbiamo raggiunto. Il centro per noi è una grossa realtà, è importante.